Buona domenica ragazzi, ma sono in onda, no? Perché, ok, ma ero in onda o sono? Non riesco a vedere qui i secondi, ma ci sono comunque. Allora, buona domenica a tutti. Il tempo è un po' quello che è, cioè si alterna tra pioggia, tra sole, pioggia, vento. Però vabbè, io riesco a gestirmi tra mezzi pubblici, bicicletta. Riesco comunque ad andare in studio agevolmente. È un po' aumentato però il traffico in metropolitana. Diciamo che fino a un anno fa non erano così pieni i mezzi pubblici, si è ritornati un po' come prima del Covid, dove i mezzi pubblici erano pieni come uova, no? E vabbè, ma ci sta comunque, no? Anche perché si hanno anche delle rimescolanze per rinforzare il sistema immunitario. Ma noi oggi andiamo a confinarci con il Blackland Vector. E allora vado a prelevarlo dalla confezione Blackland Telchi, il Vector. Vector è tanta roba, eh. Qui parliamo di un mostro di tecnologia, nel senso che comunque è costruito in modo perfetto. Questo è un acciaio fantastico, ragazzi. Il controllo numerico si spreca su pezzi di questo tipo. Lo vado ad armare, questo Vector. Veramente fantastico. Qui ci vogliono le feather. Feather Professional, niente di meglio. Eh? E qui vado a prendermi la mia feather professional. Vediamo se sono in grado di armare il Vector, perché speriamo di averla montata giusta, perché ragazzi, l'ultima volta l'avevo montata mica al contrario. Vabbè, io sono un mago in queste cose qua, eh. Riesco a vedere meglio alla televisione se ho fatto bene, alla TV, che non in video, perché in video non vedo praticamente quasi nulla, ragazzi. Anche perché lo specchio è quello che è, quindi una visione non è ingrandita. Come faccio a vedere? Soccecato. Vabbè, il Vector l'ho avuto. Il Vector l'ho armato, quindi adesso cosa vado a fare? Adesso c'è il mostro sacro della rasatura o confinatura tradizionale. Ragazzi, abbiamo l'hard soap. Abbiamo l'hard soap, in questo caso abbiamo un DRS Harlington. Tanta roba questo qua. Allora, qui ho la mia ciotola. Questa è la presidenziale. È la presidenziale, non me lo ricordo più. Non è la faraonica questa, eh. Faraonica è quella dorata. Questa deve essere la presidenziale. E poi c'è la ciotola funeraria. Ma è strano che in tutti questi anni non si sia mai rotta nessuna ciotola. Vabbè, prima o poi, sistematico che una cosa si rompe, no? Allora, vado a vado a idratarmi il sapone, intanto. Strizzo il pennello. Beh, ragazzi, cosa vogliamo fare? Ce lo vogliamo fare un caffè. Caffè è fondamentale. Direi che si tratta di un rito oramai
fa parte della mattina dell'80% degli italiani, a parte chi magari beve, che ne so, il cappuccino vegano, cose di quello, ma il caffè puro, io penso che un buon 70-80% dell'italiano voglia il caffè la mattina, no? Qui siamo il pomeriggio, io vado a farmi il caffè, ragazzi. Vai. De Longhi, cos'è questa? Magnifica S. The Magnifique. Vai, Vilernia. Mi sembra giusto. Vai. Un bel caffè, ragazzi. C'è sempre questo rispucchio che il Dilernia fa. Ma è fondamentale. Vabbè, intanto io andrei a sto punto a prelevarmi il sapone al mio hard soap per andarlo a fare un montaggio in ciotola. Te capì? Non perdete la puntata di domani sera. Montaggi da serie A. Dove ci sarà l'hard soap come protagonista. Vai! Di Harry Sarlington è veramente l'emblema dell'hard soap, della rasatura inglese, ragazzi. Gli inglesi sono maestri nella rasatura, eh. Abbiamo appreso parecchio dagli inglesi. Gli inglesi hanno appreso parecchio da noi. Però, insomma, vi ricordate, no? Anche le lame che hanno loro, Sheffield. Grande cultura inglese. Guarda che bel montaggio, ragazzi. Quando avete un montaggio così, cosa volete di più? Un lucano, probabilmente, no? Adesso ci vorrebbe un lucano davanti alla TV. Guardate che montaggio. Metterei ancora qualche goccia di acqua. Oh, ecco qua. Adesso direi che il montaggio è perfetto. Bene. Quindi abbiamo il nostro hard soap tutto all'interno del nostro ciuffo. Bene. Allora, ciotola è pronta, mettiamola via. È pronta per essere messa via. Vai! Allora, il caffè dov'è? Ragazzi, ci vuole il caffè. Prima facciamo un
Inumidiamo le parti da radere. Caffè. Poi inizia il rito della confinatura. Dite la verità, ma quanto tempo vi fa perdere il Divernia? Con questi preparativi, sono anni che lo faccio, eh. Sia quando mi radevo a fondo, sia oggi con la confinatura, che poi la durata dei video è sempre rimasta uguale, no? Circa una mezz'oretta. Ma quindi prima ero più veloce. Beh, se ci mettevo così poco per radermi, adesso caspita, ci metto lo stesso tempo per togliere quattro peli. Avevo un taglio il Yoreris. Che facciamo di questi 2 o 3 minuti di montaggio sul collo, no? È venuto proprio ricco comunque. Alla fine poi la barba l'ho spuntata durante la settimana. Bene. È venuto proprio un bel montaggio. Vector, ragazzi. Facciamogli un bagno. Vediamo un po' se ho messo la lametta nel verso giusto. Vector top per le rifiniture. Grazie.
Quindi sono fatto il mio incavo. Sto prendendo dimestichezza con l'incavo comunque. Bene. Ma dove vai se l'incavo non ce l'hai? Sì. Vai. Ma che hard soup? Sono andato anche in lieve slant. Io direi che la confinatura termina qui. Lavo gli attrezzi. Come sempre vi esorto a lavare subito il pennello perché altrimenti si secca la stearina e poi vi diventa il manico bianco. Ma comunque i peli si sporcano in profondità.
Invece così, poi lasciandolo anche a bagno qualche minuto, si discioglie tutto il residuo. Basta poca acqua, come vedete, non è che dobbiamo. Io apro e chiudo in continuazione quando devo lavare, per forza. Mi serve l'acqua corrente. Qui mi rendo presentabile. Parliamo un po' del Vector. L'incavo direi che è preciso, eh? Rispetto alla lunghezza della barba, naturalmente. Blackland Vector. Si tratta di un rasoio fatto direi alla perfezione con tolleranze veramente lievissime. È un rasoio che mantiene la sua bellezza, integrità, ma soprattutto la sua efficacia. È un maestro nello scavare la barba, ma anche a raderla tutta in profondità. Utilizza le lame che non sono le lame del Die, ma sono le lame quelle con di questo tipo le Professional Blade di Feather, e la testa può essere utilizzata in una sola, da una sola parte, quindi non è double edge. Ma ciò non toglie che la potenza del rasoio non si possa esprimere nel suo migliore dei modi. E lo fa sia con efficacia, sia con delicatezza, ma soprattutto la precisione. La precisione di una testa così stretta. Chiamiamolo testa stretta, come la Ducati, è magnifico, è veramente in ogni sua parte, persino il grip è fantastico, questo non vi cade nemmeno se è come incollato alle dita, nemmeno se lo utilizzate con le mani imbrattate di schiuma. Che altro dire? C'è un DRS Erlington che è stato fantastico nel suo montaggio. Vedete come un hard soap comunque può esprimere il meglio di sé. Non è necessario avere delle creme da barba tipo di quelle americane che schiumano perché sono ultra dopate, ma con un hard soap, laddove è difficile magari per qualcuno, scusate, avere un montaggio abbondante. Non perdetevi quindi la puntata di domani sera per montaggi di serie A. A questo punto, bevuto il caffè, io direi di passare alla colonia, che è sempre una DR Harris Harlington. La colonia, ragazzi, non può essere lasciata al caso. Una delle migliori colonie mai sentite, che abbia mai sentito, non serve agitarla perché una colonia non ha una base grassa. Qui bisogna stare attenti perché ho perso lo splash da qualche parte, non lo so. Cioè il beccuccio. Fantastica. Qui non ho fatto lo shampoo, ma dopo dovrò farlo. Me ne sono dimenticato, ho voluto azzardare subito con la colonia, quindi ho ancora un po' di sapone sulla barba. Vabbè, poi ho la spazzolo, comunque lo shampoo lo faccio praticamente tutti i giorni, per cui proprio forte. La colonia Arlington, ragazzi, ha un bouquet così particolare che si sente subito. Cioè, non potete passare inosservati con una colonia di questo calibro. È veramente sa di barberia da tutti i pori. Sprizza questo aroma di barberia tradizionale da tutti i pori. Vi sentiranno passare sicuramente con una colonia Harlington. Pensate a chi magari è abituato a vestirsi in un certo modo. Come in Inghilterra, no? Che hanno spesso dei completi, degli abiti
fantastici, bellissimi, dei doppio petto pazzeschi, magari azzurri, con la camicia bianca e questa colonia Arlington che li avvolge mentre camminano sulle piovose strade di Londra. Non mi resta che andare nell'oculo e sognare con voi, magari non Londra, perché comunque è una città bellissima, ma sognare tempi migliori in una nostra Italia così bersagliata ultimamente dalle informazioni mediatiche così acide, così preoccupanti, no? Solamente che i nostri informatori sono più che altro i media. E quindi lasciano un po' il tempo che trovano, no? Perché comunque la fondatezza poi delle notizie si ha solamente col riscontro che abbiamo nella realtà poi, e quindi lo vediamo. Per adesso vediamo prezzi altissimi sia delle materie prime, sia di qualsiasi cosa si voglia toccare. Però ragazzi, siamo arrivati al 2024, il 2025 è quello che sarà, no? Quindi vediamo un po', noi rimaniamo nel nostro ambito senza andare sulla luna con i pensieri. Io vi mando un cuore, vi ringrazio per la compagnia consueta che fanno i ragazzi della prima visione, in prima visione, della chat erotica. Un caro saluto anche ai ragazzi che verranno dopo. Ci vediamo mercoledì per la nostra puntata del mercoledì sera. Io vi auguro una buona domenica e un buon inizio della settimana. Ciao ragazzi, passo al countdown 3, 2, 1, ciao a tutti.